Siamo con Mattia Zumo del Tottenham, altra vittoria per il Tottenham, la terza consecutiva, il terzo risultato utile consecutivo, se si considera anche l'ultima di campionato contro il Manchester City d'andata, quindi questo Tottenham che è assolutamente in corsa per le prime posizioni, a questo punto 13 punti, e Mattia Zumo che ha realizzato il gol dell'1-0, che match è stato? Raccontaci. Allora, è stata una partita molto difficile, molto concentrata a centrocampo, abbiamo rischiato alla fine perché andavamo tutti in attacco, e quindi lasciavamo in difesa giocatori avversari. Un ringraziamento soprattutto al portiere e non portiere Alberto Valenza, che comunque ci ha graziato, che ha fatto parate molto importanti. Che dire, un ringraziamento al Tottenham e a questo torneo. Sicuramente il Liverpool era pieno di assenti come Zuccarello e Maraventano. Assolutamente. Quanto sono costate queste assenze per il Liverpool e come sarebbe cambiata? Che partita sarebbe stata l'assenza con loro? Ha influenzato molto l'assenza soprattutto di Zuccarello, che lo conosco, è un bravo giocatore, però noi siamo il Tottenham, in difesa noi siamo messi bene, soprattutto Antonio Gioia, che è un grande difensore centrale, con l'aiuto di Vacante, con i gol di Cosimo Gioia. Ultima domanda, Mattia Zumo è partito anche come tutto il Tottenham d'altronde male in questo inizio di campionato, adesso si sta sempre più rifacendo e questo probabilmente è una delle fasi di spannung di questo suo campionato, speriamo che continui con queste grandi prestazioni, però perché adesso ha raggiunto questo apice la prestazione di Mattia Zumo? Ma ci siamo riuniti nel spogliatoio, ci siamo detti noi questo torneo non lo dobbiamo abbandonare, dobbiamo concentrarci e dobbiamo portare risultati. Mattia Zumo, tra l'altro in prima in classifica nel primo fair play, ti aspetti di vincerlo? Spero di sì, perché così, cioè, non so che dire. Cioè, farebbe piacere. Sì, assolutamente. Ok, ringraziamo Mattia Zumo del Tottenham. Prego. Siamo con Santi Failla, portiere del Chelsea, oggi portierone che ha veramente tenuto la porta inviolata per tutta la partita, un solo gol subito all'inizio, poi davvero paratissime, per così dire, che hanno tenuto la porta inviolata fino alla fine, anche con un po' di fortuna, no? Anche con un po' di fortuna, sì. Il ruolo del portiere è questo, devi difendere i pali. Ad ogni costo, qualsiasi mezzo, siamo stati anche fortunati, due rimpalli sulla linea, bravi difensori a ripiegare, ad andare sulla linea, a scoprire qualche legno che ci ha aiutato. Contento della prestazione, contento anche di questa intervista, devo essere sincero. Se non sbaglio è la prima partita che fai con il No, è la seconda partita, la prima l'ho fatta circa un mesetto fa, dove abbiamo anche vinto, anche lì, questa è stata la seconda con i ragazzi, è stato veramente un piacere poter giocare. Quello che manca a questo Chelsea, abbiamo visto in tutto il campionato, è un po' il ruolo proprio di portiere, no? Si alternano tanti uomini in prestito, anche Pasquale Marino è un portiere che però non ha rivestito la tua stessa importanza, oggi ora ti chiedo una domanda un po' complicata, un po' scomoda, ma se ci fossi stato tu dall'inizio del campionato, sarebbe stato un po' diverso per il Chelsea, no? Ma guarda, è facile dire una cosa piuttosto che un'altra, io faccio il portiere da tanto tempo, non mi reputo un grandissimo portiere, mi reputo uno che comunque sa stare sui pali, sa stare sulla posizione, interno all'otto, come sì come no, certo sicuramente in una squadra il primo che va a chiamare è il portiere, quindi certo. Quando c'è il portiere che sta fisso la squadra gira anche meglio. Però difficile dire se c'ero io dall'inizio come andava a finire. Però penso che stiamo giocando bene e va bene così, dai. Importantissima quindi la vittoria per il Chelsea. Ringraziamo Santi Failla, migliore in campo della partita Chelsea-Watford. Grazie, ciao. Bravo.